ATP della Val Gardena, ultima giornata del tabellone di qualificazione con quattro incontri previsti, due dei quali già terminati. Il primo con il croato Sancic e il tedesco Kern, primo set molto equilibrato fino al tie-break, anche il tie-break è equilibrato fino al 5 pari, poi Sancic affonda due passanti che lo portano a chiudere il primo set. Nel secondo set c'è un grandissimo equilibrio fino al 4-4, dopodiché Kern perde il servizio e anche qui il croato riesce a chiudere 6-4 con un ace centrale. Nel secondo incontro è fra due italiani, Bortolotti e Petrone. Nel primo set ci sono due break a uno per Bortolotti che porta a casa il set per 6-4 con un dritto sventagliato, uno dei tanti nel suo match. Il secondo set parte subito avanti Petrone, ma il gioco resta in equilibrio. Si arriva in ogni caso al tie-break. Nel tie-break parte bene Petrone, malissimo Bortolotti, che non ce la fa. Il set va a Petrone per 7-6. Nel terzo set decisivo Bortolotti parte malissimo. Petrone allunga subito, prima 3-1, poi raggiunge anche il 6-2 e chiudendo più a rete si porta a casa il match e finisce nel tabellone principale. Ma sentiamo il vincitore a termine match. Sì, dai, sono arrivato qua più che altro per fare un weekend in vacanza, diciamo. Vengo sempre, già 3 anni che vengo qua. E a settembre ho iniziato a lavorare, quindi era 2 mesi che non mi allenavo e non facevo tornei. Ho ripreso qualche giorno giusto prima di venire qua e inaspettatamente, nel modo più totale, è andata benissimo. Penso che la svolta è stata quasi il primo break all'inizio del terzo set, quando Sì, avevi sì. tre palle break e poi è spuntata la quarta. Sì, è stata una partita molto dura, soprattutto perché, come dicevo, non essendo allenato, già ieri ho fatto 3 set, è stato difficile anche ieri, oggi avevo parecchio male alle gambe, alla schiena, infatti il primo set ero molto, non riuscivo a spingere, poi mi sono sciolto e ho iniziato a spingere un po' di più, ho sfruttato bene le occasioni, non ho servito benissimo, non come ieri, però alla fine è andata bene per fortuna. Sfortunato il toscano Adelchi Virgili nel match contro il tedesco Langer. C'è un break a inizio match e bissato poi nel finale. Il primo set termina velocemente 6-3. Nel secondo invece c'è un grande equilibrio, soprattutto nei servizi. L'incontro arriva al tie-break. Il toscano scappa sul 4-1, ha la palla per il 5-1 ma la sbaglia e cede di colpo. Il tedesco raggiunge il 6 pari e poi chiude con un bel servizio ausier. Ma sentiamo l'italiano. Oggi purtroppo ho avuto un calo alla fine sul 4-1 e due servizi a disposizione al tiebreak. All'improvviso forse la poca abitudine a giocare partite, la poca abitudine a giocare sul veloce, il mio terzo torneo in 4 anni sul veloce indoor, dove io comunque mi esprimo meglio. Però ci vuole sempre una certa abitudine, soprattutto contro giocatori buoni, ottimi giocatori che sono abituati a giocare in queste condizioni. Ho avuto un piccolo calo di proprio di tensione con la testa, forse ero già proiettato al terzo set, 4-1, due servizi sui campi così in altitudine, e invece ho sul 4-1 ho sbagliato una palla facile, ho avuto un brutto rimbalzo, però Sulla palla sulla corta, palla corta, che non l'hai era una palla vista? corta, era un Di back di rimbalzo. approccio corto, proprio a metterla dentro e vedere cosa faceva lui, ecco. Dato che oggi non riuscivo a sentire molto bene la palla, quindi giocare coperto era un po' rischioso, soprattutto in altitudine, palle corte, se non le copri bene, scappano subito via dalle corde. Ultimo incontro, quello fra il ceco Hernerich e il bielorusso Betov. Partita senza storia con Betov che non è mai entrato nel match e ha giocato praticamente soltanto i primi game. Finisce 6-3 e 6-1 per Hernerich, il finalista dello stesso torneo nel 2011. Ma sentiamo il vincitore. I'm happy. It was an easy game for me. I qualified for the main draw. I was under pressure just first 2 games that I lost myself, but then I played solid and he played under very high risk, so happy I'm in main draw.